però qualcosa di misterioso, qualche mistero, qualcosa di nascosto si può trovare dappertutto, quindi anche in posti ameni come sono quelli del nostro Appennino. Adesso seguiamo la formula che ha ideato per questa presentazione Carmine, quindi cominciamo da Fabrizio che si presenta, che si racconta un po' e ci legge un pezzettino del suo racconto. Buonasera a tutti, mi chiamo Fabrizio Carollo, ho partecipato a questa raccolta con il racconto dal titolo L'eroe delle grotte, che è ambientato in quello che io penso sia un simbolo dell'Appennino. Non è un borgo, un paese, ma è proprio una sorta di monumento naturale, che sono le grotte di San Cristoforo di Labanca. L'idea mi è venuta perché tempo fa, quando comunque andavo in villeggiatura in Appennino, io ho avuto il piacere di visitare le grotte quando ancora si potevano percorrere anche all'interno, le ho sempre trovate, diciamo, molto dotate di una grandissima intensità, cioè riuscivano a coniugare comunque la perfezione del luogo con l'asperità delle rocce, appunto la durezza di questo contesto, e quindi per il racconto che ho creato ho provato a immaginare una sorta di confronto, un episodio dell'eterna lotta tra il bene e il male ambientata nella seconda guerra mondiale. Appunto, non dimentichiamo che l'Appennino è stato anche teatro purtroppo tragico della seconda guerra mondiale, e ho cercato di appunto fare diciamo figurare queste grotte come una sorta di luogo dove tutto può cambiare, dove c'è un esame interiore di tutti i protagonisti che sono in questa storia, tra cui appunto questo eroe delle grotte che avrà in serbo alcune sorprese. Leggo proprio la descrizione. Il profumo è delizioso e intenso, le fioriture primaverili sono esplose e ogni aroma intorno va respirato e assaporato profondamente. Così fa anche l'uomo misterioso di fronte alla grotta, sorridendo nel pensare al contrasto fra la leggerezza e dolcezza dei fiori sbocciati e l'asperità di quel gigante di pietra che svetta di fronte a lui e alla pattuglia alle sue spalle. Un equilibrio raro, una vera opera d'arte. L'uomo alza le braccia e porta le mani agli occhiali, sollevandoli fino alla fronte, potendo così permettere agli occhi azzurri di vedere meglio l'ambiente circostante e ammirare ancora di più la bellezza intorno a lui. Il suo sguardo assomiglia molto a quello dell'ufficiale che siede dentro la casa poco lontana, ma in lui c'è qualcosa d'altro, qualcosa di meglio. Un artista si definisce in questo modo, e mai nessuno ha avuto il coraggio di mettere in discussione tale titolo. Un artista attento ai dettagli, è un uomo adatto allo scopo della giornata, un campione del suo campo, un artista della caccia, il migliore. Lo so che sei lì dentro, commenta ad alta voce, sempre fissando il nero dell'antro umido. Vengo a prenderti. Giusto per ricordare, invece, il mio racconto è, diciamo, associato a una ricetta, anche in questo caso griffata, di Riccardo Facchini, perché poi è ambientato a Castel Daiano anche in questo caso. Quale ricetta? La polenta coi funghi. Ottimo. Allora, faccio una domanda. Allora, tu vivi sull'Appennino, nel quale giri anche molto, perché lo fotografi, quindi conosci anche i posti più nascosti, un po' strani, un po' particolari. Ma tu pensi che l'Appennino sia un posto che si presta quindi alla scrittura del mistero, del thriller? Come lo vedi? Lo vedi più un posto, so, che si presta a scritture amene, tranquille, bucoliche? Come lo vedi? In base alla mia esperienza ti rispondo che per me l'Appennino è un insieme di tantissime dimensioni, presenta in sé un sacco di varchi, che possono essere varchi a mondi talvolta violenti, varchi a mondi selvaggi oppure romantici, abitati da creature strane, da bene, da male, da chi sta nel mezzo. Quindi l'Appennino è tutto questo
e molto altro. Non c'è, secondo me è molto riduttivo definirlo o solo un luogo pieno di romanticismo, oppure anche soltanto un luogo misterioso e suggestivo sicuramente, però è tutto quello che si può, che uno scrittore secondo me sogna, perché contiene tutto. Forse anche abitando anche in Appennino, diciamo, spezziamo una lancia a favore dell'Appennino, che secondo me dà dei punti certe volte anche a Bologna. Hai capito? Invece adesso veniamo da bolognese, doc, bolognese doc, e Francesca Panzacchi, che ci parla un po' del suo racconto. Allora, il mio racconto è ambientato a Castel di Caso, il borgo antico, e ho scelto di ambientarlo durante le feste medievali, che sono feste medievali piuttosto note, molto belle, quelle di Castel di Caso. E il racconto inizia con un weekend romantico, con il progetto di una fuga d'amore, diciamo, di due ragazzi, Fabio e Alessandra, che decidono di fuggire dalla calura estiva di luglio, del luglio bolognese, e di cercare un po' di refrigerio in Appennino, appunto a Castel di Caso. Ben presto, quello che era iniziato come un fine settimana che doveva essere tranquillo e romantico si trasforma in qualcosa di ben diverso, la narrazione prende tutt'altra piega. Allora ve ne leggo un pezzettino. Il titolo è La Dama Rossa e fa riferimento appunto al costume medievale della protagonista, diciamo, suo malgrado. Fabio sapeva bene quanto Alessandra amasse le sorprese e a lui piaceva stupirla, osservare la sua espressione sbalordita per un repentino cambio di programma o per un piccolo regalo inatteso. Lui, più composto e razionale, amava molto quell'entusiasmo autentico che la ragazza non riusciva in alcun modo a contenere. Era stato attento a non lasciarsi sfuggire nulla riguardo ai progetti per il weekend, eludendo ogni domanda di Alessandra al riguardo. Fabio sapeva bene quanto le scorse settimane fossero state stressanti per la sua fidanzata. Il lavoro di redattrice presso il giornale locale, gli ultimi due esami all'università a fine luglio. Poi finalmente era arrivato agosto, con i suoi giorni pigri e lenti, resi respirabili dal caldo intenso e umido. Alessandra era in trepidante attesa. Fabio le aveva detto di preparare un piccolo bagaglio perché avrebbero trascorso la notte fuori, ma non si era lasciato sfuggire quale sarebbe stata la meta. Alle 16 in punto passò a prenderla sotto casa. «Allora, dove mi porti? Ora puoi dirmelo», lo incalzò subito. «Fuggiamo da Bologna, non ti basta», rispose Fabio. «E andiamo lontano? Andiamo in un luogo fuori dal tempo», le disse lui sibillino. «L'idea mi piace», contestò Alessandra. Ecco, i suoi occhi già brillavano. E la ricetta abbinata al mio racconto sono le crestelle e i funghi. Allora, io mi sarei aspettata da te giallo storico, perché so che ti piacciono le ambientazioni storiche, però hai trovato questo escamotage della festa della rievocazione. Quindi come ti è venuta l'idea di questo giallo? Da che cosa è scaturita? Allora, questa è una bella domanda, classica domanda, alla quale in questo caso è molto difficile rispondere, perché è un racconto che è strutturato in modo particolare, insomma si gioca tutto sul finale, no? Da un finale molto strano, e quindi insomma rispondere veramente senza svelare nulla è abbastanza difficile. Diciamo che, no, beh, qualcosa possiamo dire. Diciamo che ho scelto come contesto le feste medievali perché mi sembrava giusto valorizzarle. Sono feste già di loro piuttosto conosciute, però insomma ambientandolo a Castel di Caso, ambientando un racconto a Castel di Caso in estate, mi sembrava giusto. Poi diciamo insomma comunque l'atmosfera di queste feste medievali è particolarmente adatta insomma per ambientare una narrazione, ecco, quindi rimane sullo sfondo per tutto l'arco della narrazione del racconto, e la stessa protagonista è strettamente legata, come si può intuire insomma dal titolo, a queste feste medievali, e quindi ecco insomma mi è sembrato insomma, bello, quasi
una specie di omaggio, se vogliamo. Benissimo. Allora, Cristina Orlandi, diciamo il tuo racconto si è accumulato un po' al suo per il fatto che c'è riferimento alla Seconda Guerra Mondiale. Adesso ce ne parli un po', ce ne leggi un pezzo. Buonasera, il mio racconto contiene un riferimento al monumento ai caduti del Brasile che si trova a Bombiana di Gaggio Montano. Ho scelto Gaggio Montano come luogo dove ambientare il racconto perché ho avuto occasione di andarci, io non conosco tanto bene l'Appennino, ma quella è una zona che avevo visitato negli anni passati e quindi in qualche modo mi ricordava qualcosa. Il monumento è molto bello, è molto semplice, è stilizzato, ricorda la scia di un aereo e quindi fa proprio riferimento, ricorda proprio le incursioni degli aerei durante la Seconda Guerra Mondiale. Il fatto che sia stato realizzato intanto da una scultrice brasiliana ed è dedicato ai caduti del Brasile che hanno una storia particolare, nel senso che hanno patito freddo per anni, nascondendosi sull'Appennino, per difendere un territorio non loro. Tanti di loro sono caduti, quindi gli è stato dedicato un monumento, e hanno combattuto a rischio della loro vita, questo è molto bello e molto eroico, per difendere qualcosa che nemmeno gli apparteneva, ma comunque hanno difeso un ideale, e quindi è una cosa che colpisce e che vale la pena, insomma, di ricordare. E quindi per scrivere il racconto ho immaginato che uno di loro, di quelli che non sono tornati a casa, avesse lasciato un'eredità, avesse la fidanzata che aspettava un bambino, quindi un bambino che poi non ha più conosciuto, non ha avuto occasione di conoscere il padre, e poi le generazioni sono continuate e quindi una nipote ha desiderato percorrere quello che erano state queste tappe importanti dove il nonno poi purtroppo ha trovato la morte. E poi c'è un percorso, insomma, realizzato dalla nipote nel venire in Italia per conoscere i luoghi e prendere familiarità. Sì. Tanto perso il segno. Il racconto si intitola "Chissà di che colore è la paura". Leggo l'inizio. Raffaella si sentiva mancare il respiro. Certo, la causa era il terrore. Un terrore puro, liquido. Poteva sentire il terrore scorrerle nelle vene. Veloce, spinto dal cuore che batteva con l'adrenalina a mille. Di che colore era la paura? Raffaella fuggiva, inseguita dall'essere che la spaventava. Costui indossava un paio di guanti e aveva il respiro pesante. Correva con agilità, a dispetto della sua figura che aveva piuttosto tozza. Raffaella sapeva che presto l'essere l'avrebbe raggiunta e uccisa. Forse Raffaella sarebbe morta strangolata a mani nude, forse accoltellata. Ecco, l'essere l'aveva raggiunta. Raffaella gli dava le spalle e non riusciva a vederne il volto. Immaginava fosse un uomo, ma chissà, avrebbe potuto essere anche una donna. Ma non c'era più tempo per pensieri oziosi come cercare di indovinare il sesso del killer. Quest'ultimo aveva pugnalato Raffaella alla schiena e il sangue aveva iniziato a sgorgare copioso. Raffaella avrebbe voluto urlare, ma non per il dolore. Avrebbe voluto urlare che ora sapeva di che colore fosse la paura, lo stesso colore del sangue. Ecco, allora, una domanda anche per te. Com'è stato? Ti sei divertita a cimentarti con il giallo? Perché tu hai attivo molti racconti, hai pubblicato un racconto delle donne che fecero l'impresa, un racconto di nessuna più. Però, ecco, adesso hai affrontato il racconto giallo. Ti sei divertita o ti piace di più un altro tipo di racconto? Come ti sei trovata? A me i gialli da leggere piacciono moltissimo e questa è una fortuna, perché altrimenti non potrei vivere a Bologna ed essere una lettrice appassionata se non amassi i gialli,
perché a Bologna spuntano gialli come i funghi e spuntano da sotto, da sopra, dalle torri, dai sotterranei. Bologna sappiamo che è un'antica città d'acqua e era sorta su canali quasi come Venezia, e quindi questi sotterranei quindi sono l'ideale per nascondersi e per compiere delitti, così come i portici, tutte le viuzze piccoline, ognuna con il portico magari sia sul lato destro che il lato sinistro, piccole e buie, e con tutti i portoncini e portoni che a volte rivelano quasi un'intera città nascosta, è una cosa incredibile, e quindi ci si può nascondere, può succedere di tutto, e quindi è facile che Bologna, che è così misteriosa proprio in sé, è facile che sia ospite di racconti gialli, e quindi sono nati proprio gialli dappertutto. Se non ammazzi almeno qualcuno nella tua carriera di scrittore, a Bologna non sei nessuno, insomma, e quindi era un po' che tentavo di cimentarmi, e devo dire le prime volte con poco successo, perché finiva poi sempre tutto in una risata, perché avevo sempre un assassino che alla fine combinava un disastro, e un po' come insomma i terroristi di un film di Checco Zalone, che alla fine assaggiano le cozze e poi dopo insomma finiscono con il bale alla pancia, ecco, più o meno i miei killer facevano quella fine lì, e insomma stavolta ce l'ho fatta e sono molto contenta, ecco. Benissimo, quindi ne leggeremo anche altri di tuoi gialli, visto che ti sei divertito. Allora, dunque, io in questa antologia ho scritto due racconti sia io che Carmine. Questo perché noi due, non perché siamo particolarmente megalomani, volevamo, ma perché c'erano 19 località nelle quali ambientare i racconti e avevamo solo 17 autori. Quindi due sono rimaste fuori e Caio e Carmine ce ne siamo divise. Per cui mi sono trovata a scrivere un racconto su una località piccolissima, a me assolutamente sconosciuta, che si chiama Prunarolo, che per me questa è stata una sfida grandissima. Che cosa faccio accadere di giallo in questo posto che è tra l'altro così carino, ameno, pieno di fiori di lavanda, piccolo? Come faccio a ambientare un giallo? Invece sono riuscita, con una forte dose di ironia, diciamo, a ambientare un racconto, più che altro è noir, più che giallo è un noir, che si intitola I Polli di Satana. I Polli di Satana, che è un gruppo, una setta di questi ragazzi che hanno fondato questa setta satanista, molto molto scalcinata e molto sopra le righe, che fanno delle cose un po' strampalate. E leggo un pezzettino dei Polli di Satana, ambientata per un arolo che è vicino a Tolè. Eccomi qua in un giorno assolato di fine giugno, fra queste montagne verdi, con la brezza tiepida e sottile che mi scompiglia i capelli. Il campo di lavanda di colore viola intenso, dall'aspetto provenzale, tanto incongruo a Prunarolo quanto un'astronave aliena scesa a vendere tigella al prosciutto, si stende ai miei piedi, riempiendomi i sensi con il suo profumo, i suoi colori. Una schiera di api si affanna a fare il suo lavoro attorno alle corolle. Per molti potrebbe rappresentare un quadro idilliaco perfetto, per me invece non è che una giornata sballata e noiosa come tutte le altre. La vita è una sequenza di giorni tutti uguali, da impegnare in qualche modo. È abbastanza chiaro che uno come me non può lavorare. Io sono nato per fare il leader, per comandare. E infatti sono il capo indiscusso del mio gruppo, i Polli di Satana. Così ci chiamiamo. Siamo dei satanisti. Andiamo a tutti quei concerti del genere rock satanico, ci impasticchiamo fino a non capire più niente e balliamo tutta la notte. Ecco, la vicenda poi si svolge a